Allora, finalmente mi ritrovo con Amelio ed Elisa ad Anzio. Allora, chiaramente siamo prima di Pasqua, quindi di che cosa possiamo parlare? Delle colombe pasquali. Amelio, le procedure di lavorazione delle colombe pasquali. Abbiamo i soliti tre lievi di rinnovo del lievito naturale della madre, poi abbiamo i tre impasti per quanto riguarda tutta la procedura e le solite lunghe lievitazioni e poi andiamo in cottura. Logicamente procediamo con due giorni per la lavorazione. Questa è la procedura della colomba, insomma, come del panettone. E il resto è l'ingrediente, quello che sa Elisa, che è lei che prepara tutto il resto. Elisa, a questo punto gli ingredienti, la genuinità di questa colomba. Brava, adesso parliamo di ingredienti. Allora, queste colombe sono fatte con il decreto ministeriale, perché la colomba, il panettone, finalmente è stato ottenuto. Devono avere dei parametri propri, esatto. Praticamente parliamo di prodotti di prima qualità, come al solito, tu lo sai come la penso io: burro, zucchero, uova, tuorlo d'uovo soprattutto, lievito madre e fermenti, giusto? A meglio dico bene? Anche i fermenti. E poi cominciamo, come ha detto Amelio, con questi tre impasti. Il primo impasto con lievito madre, tutto, si riposa, si rimpasta un'altra volta, burro, uova, e tutto fresco, tutto genuino, perché la gente deve poter mangiare, come tu sai, e io ci tengo tantissimo, bene, perché qui si mangia troppa porcheria in giro ormai. E prova ne è che non ce n'ho neanche una per te, perché come l'ho messa in vetrina sono finite tutte, non ce n'ho una da vendere, finite tutte. Poi la gente quando le mangia, poi non mangia più, ormai non mangiano più lievi, non mangiano più niente, perché dà fastidio. Da quel giornale, Amelio, che non so se tu hai letto, che appunto mi diede Elisa, c'erano, l'hai letto sul Messaggero, e parlavano di questi mali ingredienti che ormai si usa in tutti i cibi. Sei d'accordo? È perfettamente d'accordo quello. Quello è il discorso che viene fatto sempre, che tutti questi additivi vengono aggiunti e quelli fanno del danno alla salute. Elisa, dacci comunque un saluto su queste colombe pasquali. Un buona Pasqua, e vorrei tanto dirti buon appetito, però guarda, francamente mi devi credere, avrei voluto lasciare, ma è stato un assalto, perché io poi sto di là al laboratorio e non ho seguito tutta questa cosa, tutto quello, come le hanno viste? Due, tre, e io ho detto, ma portate dentro sta roba, perché sennò la vendete due volte, non è possibile, finite tutte, non ce la faccio a fare altre, se non l'avrei fatta, te lo giuro, proprio guarda. Ecco, però l'importante, quello che io vorrei trasmettere a chi ci ascolta, a chi ci vedrà, sceglietela la roba, perché si sente in bocca, si sente, non lo so, cercatevi un operatore di fiducia che vi dà delle cose genuine, che non fanno danno alla salute, perché se mangiano pure i bambini è un peccato, veramente, guarda, è un peccato. Perché quello che non volevo dirti l'altra volta, perché poi dopo uno ci prende confidenza con la macchina da presa e tutto, sì, con la macchina da presa, quello che io volevo dire, che ogni paese ha la sua tradizione, l'Italia ha tante belle tradizioni, come la prima colazione, che è importantissima, noi abbiamo il cappuccino e il cornetto, in Germania ci avranno, che ne so, le uova strapazzate e l'uovo alla coque, in America mangiano il pancake con tutto, e vabbè. Noi abbiamo il cappuccino, lo vogliamo far bene sto cappuccino e il cornetto? Io dico, non lo so, ma ci vuole tanto. Ci vuole, io non lo so, non è che ci vuole chissà che cosa. L'importante è studiarci un attimino sopra, che oggi c'è la disponibilità di tutto. Te colleghi a internet e vedi come si fa una cosa fatta bene, o no? E che ci vuole? Amelio, cosa volevi aggiungere? E percepire bene la qualità dei prodotti, quello è tutto quanto, il prodotto, diciamo, il successo della qualità degli ingredienti, insomma, tutto lì. Allora, a tutti quelli che ci vedranno, che ci ascoltano, dico un buona Pasqua e tanti 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 auguri, e viva il Made in Italy. Assaggiare i prodotti di Elisa, allora, non posso dire altro.
Bene, buona Pasqua da Anzio, da Elisa, da Amelio e dalle colombe pasquali, i dolci sani di Elisa.